Intanto se così via. Sai i contatti di diverso? No? Non credo. No? Sesta stagione, puntata numero 167, torniamo con Firuge Rosanero, tante novità di cui parleremo tra poco, non cambia chiaramente la conduttrice Marzia Cannata. Buonasera, buonasera a tutti, bentornati, bentrovati. Opinionista ormai a TRM, ospite ormai viaggio. Di nero, Total Black? Sì, di rosa, col cuore rosanero però, cuore rosanero. Sempre. Parleremo di calcio del Palermo Calcio Popolare, del calcio giovanile, tanti servizi, di tennis e basket, insomma il format è sempre lo stesso. Ospiti chiaramente di valore che ci terranno compagnia fino alle 10:15 in diretta Facebook, è il canovaccio di questa trasmissione, sempre andata sul web, un po' fatto da precursore a quella che è ormai la programmazione giornalistica diffusa in tutta Italia, e vi terremo compagnia da oggi fino al termine della stagione, fino a giugno, così come abbiamo fatto lo scorso anno. L'ultima puntata quanti ospiti c'erano? Guarda, non potrei neanche saper 44, contare perché 44 tantissimi. Tanti che ci hanno fatto compagnia, tanti amici per parlare di sport, di tutto lo sport, perché tutti gli sportivi hanno pari dignità. Adesso la sigla, poi la prima puntata stagionale di Firuge Rosanero. Tra poco. A tra poco. In diretta la prima puntata da altra location, dove ci troviamo? Da Wister Chef ovviamente, la nostra nuova location. Nuova location, comunque sempre in diretta, caratteristica sarà di quest'anno che è una trasmissione itinerante, andremo in giro per la città, lì dove ci accoglieranno circoli sportivi, club, palestre, per vivere anche di dentro tutto quanto ruota attorno al mondo sportivo della città e della provincia. Come mettersi in contatto con noi? Dove prima volevo in onda? Rassicurare che nel frattempo non è diminuita la mia altezza. Tu, lei è seduta, io sono in piedi. Volevo specificare questo anche per mia mamma. Ovviamente per seguire tutta la nostra programmazione sulle pagine Facebook, ovviamente Firuge Rosanero e Firuge.tv, e per seguire ovviamente tutta la nostra programmazione anche sulla pagina Facebook, nonché per interagire in diretta il numero WhatsApp 338 91 41 98 806. Attendiamo come sempre le vostre domande e avrete sempre delle risposte eccellenti dai nostri ospiti e non solo. Risposte esaustive, ci eravamo lasciati l'anno scorso inizio giugno parlando più di cronaca giudiziaria che di cronaca sportiva, era il vecchio Palermo, quello dell'Arcus che poi è naufragato malamente, insomma praticamente ormai è vicino il fallimento, squadra radiata, si è partita con un nuovo progetto che ha riportato l'entusiasmo in città, ieri si è toccato il minimo stagionale di presenze, pensate 15.556 presenze, il minimo che sarebbe stato il record dello scorso anno, media di 16.000 spettatori, più di 10.000 abbonati, il merito di una società che ha saputo cavalcare l'entusiasmo e finora sta andando veramente tutto bene, 6 vittorie su 6 partite, il Palermo è l'unica squadra in Italia dalla Serie D in su ad avere fatto filotto, leggevo che in Europa soltanto il Liverpool, 8 vittorie su 8 in Premier League e in Ucraina lo Shakhtar Donetsk, 10 vittorie su 10, chiaramente cerchiamo un poco di parlare in grande, analizzeremo il momento del Palermo, ma parleremo anche di tant'altro, ne parleremo con Manuel Mannino, allora radiocronista ufficiale del Palermo insieme a Massimo Pisciotta su Radio Time, direttore di ForzaPalermo.it, giornalista di TRM, lasci qualcosa anche ai colleghi. Grazie Manuel, tra l'altro è stato ha monopolizzato insieme a Roberto Chifari l'informazione, in che modo? Andando in giro per la città e collegandosi continuamente con i tifosi. Complimenti, perché ci avete tenuto informati, ci avete fatto compagnia in tutto il mondo, grande successo, ottima formula, vicino al Palermo sin dal primo istante, sin dalla nascita, sin dal primo vagito. Sì, abbiamo vissuto la morte sportiva della US Città di Palermo, abbiamo vissuto la rinascita, ci siamo divertiti anche noi, continuiamo a divertirci perché è un modo diverso, un modo più
più vicino, secondo me, ai tifosi per fare. Ti capiamo, anche noi siamo in mezzo ai tifosi. Esatto. Tifosi che stanno consumando un pasto, però ci seguono anche da vicino in diretta. Sì, 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 secondo me è davvero un bel metodo, c'è tanta interazione con i tifosi, ci piace fare informazione così. Io salto dall'altra parte, non per esaltare l'altro ospite che fra poco presenteremo, abbiamo detto la voce ufficiale della radio del Palermo, senza dimenticare gli amici anche di Radio Azzurra che con Mario Giglio ed altri seguono anch'essi il Palermo, hanno acquisito i diritti. Telecronista di Eleven Sports, Marco Capone, buonasera Marco. Buonasera Marco. Ben ritrovati. Buonasera, buonasera. Come stai vivendo questa avventura? Ma ci stiamo divertendo, è sempre un grande divertimento andare in telecronaca, penso anche in radiocronaca, non cambia nulla. Qual è stato il gol più bello che hai descritto? Ma il primo in casa col San Tommaso di Ricciardo è stato quello più emozionante per ora. Più emozionante per tutti, ne parleremo Marco anche. Tra l'altro lo vedremo nel corso della trasmissione perché è stato anche lo speaker ufficiale dei Palermo Ladies Open. Avremo modo di parlare di tennis, di basket, di pallanuoto, di calcio femminile. Ricordate, domani la nazionale italiana femminile del CT Bartolini giocherà a Palermo contro la Bosnia Erzegovina, match valido per le qualificazioni agli europei del 2021, ore 17:30, 5 euro appena il biglietto. Chi lo acquista, biglietto unico, gradinata. Anzi, si dice Tribuna Monte Pellegrino. Esatto. Noi diciamo anziani, le cose col suo noi nome. Anziani diciamo gradinata, Tribuna Monte Pellegrino e Tribuna Coperta. Chi acquista il biglietto intero avrà diritto allo sconto del 50% per il match della nazionale di Mancini che giocherà inizio novembre contro l'Armenia. Match invitiamo tutti ad andare. Ad andare, punto. Under 14 pagano un euro e poi una bella storia di sport genuino, di sport vero. Di sport popolare, il Palermo Calcio Popolare, ne parliamo con uno dei 13 sodici fondatori, Giuseppe Vassallo, tutto nato nel febbraio del 2016, con quale obiettivo? Esattamente, buonasera a tutti e grazie all'invito in trasmissione. L'idea era quella di dimostrare che si può fare calcio in un altro modo, lontano da determinati stereotipi che ormai condizionano il calcio di oggi. Che comunque alimentano il calcio moderno. Ti fermo subito, io vedo una maglietta stupenda, una polo fantastica, verde, rosa e nero. Al centro cosa c'è? Il genio, vi contraddistingue la spada il genio, perché il genio di Palermo? Sì, perché abbiamo scelto come simbolo proprio il genio, il patrone laico della città, nome tutelare della nostra città, complementare a Santa Rosalia. Per noi è stata una scelta praticamente automatica, in quanto l'appartenenza alla nostra città per noi è uno dei punti cardine del nostro progetto. Verde? Rosa-nero lo sappiamo, insomma, sono i nostri colori. Allora, per noi il rosa-nero è esclusivamente unico per il Palermo, cioè per noi il rosa e il nero in questa combinazione sono solo del Palermo. E il verde, abbiamo voluto aggiungere il verde perché comunque abbiamo ripreso il logo di Piero Gratton che progettò il logo per il Palermo negli anni Ottanta, il rombo di quel logo era verde. Noi abbiamo tirato fuori l'aquila, abbiamo messo dentro il genio, quindi ci è sembrato naturale mettere il verde come colore principale con i richiami al rosa-nero. Prima di parlare del Palermo rosa-nero, tutto rosa-nero di Mirri, del Palermo della Serie D, però c'è un incrocio, perché giovedì l'amichevole al Pasqualino di Carini col Palermo Calcio Popolare e l'SSD Palermo, chiamalo così un attimo per distinguere, cos'è il coronamento di un sogno, il raggiungimento di un obiettivo, cos'è? Esattamente, è un incontro, è un test... Scusa, ricordiamo che voi giocate in prima categoria, quindi non è che siete... Esattamente, per noi veramente è la realizzazione di un sogno, era inimmaginabile per noi il 29 febbraio del 2016 poter parlare di un test, di un allenamento congiunto, chiamatelo come volete, insieme al nostro amore che è il Palermo, perché noi ricordiamo sempre che il Palermo per noi rappresenta l'amore ed è l'unica squadra che secondo noi rappresenti la città. Ed è il derby di Mirri, perché anche lui è un socio, è diventato socio di recente esattamente, anche del Palermo Calcio Popolare. Esattamente, ancora prima di diventare presidente del Palermo, Dario Mirri è diventato socio sostenitore del Palermo Calcio Popolare. E ha sposato così come altre 600 donazioni ricevute in questi 4 anni, anche lui ha voluto fare questa donazione per il nostro progetto. Allora, diciamolo subito, allora, soci fondatori hanno versato una quota, se io oggi voglio diventare
socio, che differenze ci sono, socio, allora, sì, quanto noi... devo versare, a chi devo versare, cosa devo fare? Allora, noi abbiamo una differenziazione che va dal socio ordinario al socio sostenitore. Il socio ordinario versa una quota sociale che ammonta quest'anno a 180 euro, invece il socio sostenitore versa una quota minima di 20 euro annui. Ma in realtà per noi, dal quindi, punto di vista una pizza è una bibita. Esattamente, dal punto di vista etico per noi il socio ordinario ha la stessa valenza del socio sostenitore, noi coinvolgiamo il socio sostenitore in tutte le decisioni, è una differenziazione fatta più che altro giuridicamente, ma in realtà la partecipazione della gente e dei tifosi per noi è fondamentale. Il calcio vero, il calcio genuino, il calcio... Per qualcuno sarà vintage, ma il calcio di qualche tempo fa non c'è sponsor nelle maglie, le locandine vengono fatte richiamando un po' le locandine di qualche tempo fa, poi quali altri? La goliardia sugli spalti, sì. Ma ce ne parlerai dopo. Parliamo del Palermo, Manuel. Allora, tu hai commentato pure tutte le partite insieme a Marco, 6 vittorie su 6. Potremmo dire che è tutto facile? Facile no. È stata una partenza chiaramente perfetta, questo sicuramente sì. Tutto facile no, ci sono state partite, in trasferta in particolare a Marsale e a Messina, che il Palermo ha dovuto davvero combattere. Dico, magari la gente che legge solo i risultati, che non, sì, così. Quei pochi che non seguono, dicono beh sì, è una cavalcata, vediamo poi l'anno prossimo. Va. No, c'è un campionato da disputare, da giocare, no. Perché nello sport non ti regala nulla nessuno. Il campionato è lunghissimo, già domenica avremo un altro importante banco di prova, perché contro il Biancavilla, al di là poi dell'eliminazione in Coppa Italia, che vale quel che vale in questo senso, visto che giocavano le seconde linee, ma sarà forse davvero la prima partita molto molto difficile per Pergolizzi, considerando anche che l'FC Messina, altro campo ostico, però è in una situazione ancora di progressione, mettiamola così, Biancavilla quarto in classifica, sta facendo risultati, quello sarà un vero banco di prova. Certo, partenza migliore non ci si poteva davvero immaginare, quindi bene così, ma piedi per terra. Tra l'altro il Biancavilla, al di là della sconfitta ai rigori, però è stata l'unica squadra che ha imposto il pareggio, almeno sul campo, una squadra, quella del Palermo, che era, diciamo, sperimentale, aveva dato spazio anche alle seconde linee, come era giusto per Golizzi, ma la Coppa Italia... francamente interessa poco, per carità, tutte le partite sono utili anche per fare tesoro di ciò che si è messo in campo. Tra l'altro si affronteranno il migliore attacco, quello del Palermo, contro la migliore difesa. Diceva Manuel, primo test probabilmente probante, perché il Palermo finora ha affrontato le squadre, gioco del calendario, non lo sapeva nessuno, le squadre dall'ottavo posto in giù. Adesso ha iniziato un ciclo contro la Cittanovese di 6 partite, 4 in casa, 2 fuori, ma tra quelle in casa ci saranno Licata e Savoia. Insieme alla Cireale, sono queste le avversarie, Marco? Sì, d'accordo, sicuramente già domenica una partita importante per quanto riguarda l'avversario. Credo che queste saranno le avversarie finali del Palermo, anche se io credo, e l'ho detto più volte, che il Savoia possa riprendere qualche punto in classifica. Per me un po' il Savoia, la delusione, cioè in questa parte iniziale del campionato mi aspettavo di più. Sì, 7 punti. Mi sorprende la Cireale, che invece 7 punti di ritardo botta. Sono tanti, obiettivamente, in questo momento storico della stagione, però credo che, insomma, con la rosa che hanno strutturato potranno recuperare terreno. Sulla Cireale devo dirti anche io sono un po' sorpreso, perché insomma, leggendo appunto la composizione della squadra a inizio campionato, non pensavo potesse partire così. Però lì il segreto secondo me è l'allenatore, un allenatore che conosce bene la categoria, conosce bene il calcio anche siciliano, cioè vuol dire Pagana, che è artefice del miracolo Troina, quindi è uno che sicuramente conosce molto bene tutto quanto, vedremo se saprà resistere. Il Palermo ha la rosa, Manuel, ha strutturato la rosa in tutti i reparti, tenendo conto degli under, ormai lo sanno tutti la regola, per tenere un ritmo sostenuto da ora fino al termine del campionato? Io credo che proprio la regola degli under sia in questo caso il valore aggiunto di questo Palermo. Un nome su tutti, Felici, devo dire che Felici, giocatore Traia, ma è davvero un roster di under perfetto, cioè Castagnini e Sagramo l'hanno fatto un lavoro ineccepibile quest'estate. Noi su forzapalermo.it li abbiamo definiti i ragazzini terribili di Pergolizzi, perché credo che sia davvero... A proposito, auguri a Pergolizzi, oggi compie 51 anni, infortunato però ieri. Di pronta guarigione, lesione al tendine Achille in una partitella con i suoi giocatori. Il primo grave infortunio si scherzava tra colleghi e redazione,
per fortuna è capitato al mister che non deve andare in campo se non per allenare, quindi insomma under che di meglio non si poteva anche qui aspettarci. Quindi la sorpresa sono stati loro? La sorpresa e poi la differenza la fanno loro fondamentalmente. La differenza la fanno loro, poi è chiaro che hai Santana, hai Sforzini, hai Ricciardo, hai degli over che completano alla perfezione quello che è l'organico. A me piace molto Martin, però da lui mi aspetto ancora qualcosa di più, perché è giocatore da grande palcoscenico, è uno che può fare sempre la differenza. Assolutamente sì. Ieri è stato uno dei pochi che nei momenti di difficoltà, cioè quando un attimo si tira il fiato come fisiologico nell'arco di una partita, aveva le idee sempre ben chiare. Sì, è palese che lui prende per mano la squadra quando c'è un attimo di flessione, quando stai 3-0 al trentesimo, mi pare anche chiaro che le motivazioni, la concentrazione viene un po' meno. E lui è uno di quelli che insomma, è il vero faro. Sa cosa fare, sa sempre cosa fare. Assolutamente, ma non dimentichiamo Martinelli, che è un altro davvero oltre categoria. Anche Crivello ieri è stato davvero molto bravo, così come Pelagotti. Che ne pensi Pelagotti? Guarda, io invece stavo pensando a proposito di questi cambi e degli over, Sforzini. Ho atteso quel cambio con un'ansia incredibile, perché eravamo al settantesimo, ho detto prima o poi un cambio lo farò per Golizia, non si riterrà tutti per gli ultimi 10 minuti. Sforzini è entrato, quanto esatto. È impiegato, cioè più veloce di Mennea, lui 10 secondi per compiere i 100 metri, lui poco una più di 10 secondi per segnare un gol. E mi ha segnato quel gol incredibile. E tra l'altro poi in sala stampa Marco è stato... ha dedicato il gol al figlio, si è commosso, uomo vero, uomo... Assolutamente, no, credo che insomma sia la ciliegia sulla torta di un mercato, come diceva Mario, fatto perfettamente, ci sono due giocatori di fatto per ruolo, devo dire che la squadra come rosa è molto molto forte, tra Under e giocatori di esperienza questo Palermo ha sicuramente una rosa che gli consentirà di andare fino alla fine del campionato dritto spedito, vedremo se le altre avversarie perderanno meno terreno. Però insomma questo è da capire. A proposito di Martin, dallo stadio non si riesce a percepire, ma dal Pasqualino di Carini possiamo dire che parla ogni istante. Cioè a proposito di essere è guida, così, ogni così, allenamento, così, dammela, parla perfettamente l'italiano e guida i compagni. Il tifoso Giuseppe Vassallo, dirigente del calcio popolare, ma tifoso del Palermo, ti aspettavi questo avvio così prepotente di una squadra costruita in fretta e furia necessariamente e che rispetto agli altri ancora paga un difetto di preparazione, o meglio è iniziato in ritardo perché si è costruita in ritardo la squadra? Sinceramente sì, perché secondo me ha una rosa fortissima il Palermo, è completa in tutti i reparti, ha degli under fortissimi ed ero certo che il Palermo era in grado di inanellare questa serie di risultati utili che credo che continuerà. Io da tifoso mi aspetto sempre le vittorie del Palermo, però sto vedendo anche un carattere, una grinta, specialmente quando entra in campo la squadra, che non si vedeva da tanto tempo, quella voglia di fare bene. Sembra fa molto per Golizia, fa molto pure il pubblico, perché avere senza dubbio è il fattore in più. 16.000 spettatori che ti incitano dal primo all'ultimo minuto, che ti hanno incitato anzi dal primo giorno a Petralia Sottana fino a ieri, è una bella spinta. Senza dubbio è un fattore molto importante, credo la Cittanovese ieri, ma così come il San Tommaso qualche settimana fa, erano praticamente terrorizzati all'ingresso in campo, si è visto. Non hanno toccato palla per i primi 100 secondi e il Palermo ha fatto gol. Hanno preso gol. In attacco c'è l'imbarazzo della scelta, Marzia. Cicarotta è velocissimo. Felice, velocissimo. Tu hai trovato però... Io ho trovato uno degli attaccanti, credo, più veloci della storia. Sì? Tu lo conosci? No. Io direi di mandare una clip così imparerai anche tu a capire chi è questo. Ci sono quest'anno le novità delle clip di Marzia, scopriremo un lato umoristico, sarcastico, veramente spiccato. Vado alla ricerca di delle chicche molto importanti. Carlo Valenti dalla regia, vediamo se Carlo di mandare uno degli attaccanti più veloci della storia. È un attaccante velocissimo, l'hai trovato? Voi forse non lo conoscete ancora, ma diventerà molto famoso. Usain Bolt del esatto, ha delle caratteristiche fondamentali, è un po' peloso. Caspita, che cosa è? Carlo, sì. Che ci dici? Lo prepariamo, lo facciamo vedere dopo? Forse siamo. È scappato nel frattempo. Sì, l'ho scovato dal web e volevo rendervi partecipi di questa novità. Allora, in attesa della novità, sì. Felici, Santana, Ficarotta, abbiamo visto Ambro ieri da tre quarti. Eccolo qua, allora cosa si tratta? Ora vedrai, Nino. Eccolo lì.
Che cos'è un gatto? È l'attaccante più veloce del campionato. E nessuno riesce a marcarlo? No, nessuno riesce ad acquistarlo perché non si trova più. Una volta fatta questa performance, non riescono più. Che partita è? Stavamo tenendo... Siamo in Messico. In Messico. Sono andata fino in Messico a cercarlo, l'attaccante più veloce. Ho visto che hai preparato una cosa particolare per il tennis. Sì, poi vedremo. Un'altra bella chicca. Oh, quando si dice lo scatto felice, esatto. È perfetto. Quindi, lo scatto. Allora, dicevamo tante partite adesso più impegnative, Licata e Savoia in casa. Già qui si potranno delineare meglio le gerarchie del campionato, Marco? Sicuramente, penso proprio di sì, perché si affrontano comunque avversari un po' più forti. Io sono andato un po' oltre, prima però c'è il Biancavilla, esatto. Che non è poi, cosa da poco. Secondo me ci sono anche le trasferte in terra campana da non sottovalutare. Giugliano, Nola il 27 ottobre, sono campi difficili. Cioè, il fatto che il Palermo abbia vinto 6 partite, come detto in apertura, magari fa sembrare tutto semplice, non è così, ogni partita ha una storia a sé, i 90 minuti sono sempre difficili, poi credo che possa farsi insomma una differenza tra il Palermo in casa e il Palermo fuori, perché come ha detto il nostro ospite, il Palermo una differenza in casa... numerica soltanto è che fuori casa, se non sbaglio, non ha subito gol, no, ha in subito casa gol. Invece ha sempre subito gol, l'ha subito però che probabilmente è dovuto a un atteggiamento chiaramente sì. più offensivo in casa, come che ha detto, ti porta chiaramente se a dopo 30 minuti il stai 3-0 un sì. minimo cambi qualcosa, comunque ti rilassi mentalmente, però il problema è che in trasferta diventa più difficile perché non c'hai 16.000 persone o più a seguito e le squadre per domenica già si può capire come si sta preparando la tifoseria. Ma intanto capiremo in Biancavilla quanti voi che siete preparatissimi sul calcio di Serie D, Manuel, quanti 200, spettatori può contenere? 200 ospiti. 200 ospiti, complessivamente 2.000 se non sbaglio, sì, tutto lo stadio. C'è da capire ancora, esatto. Massimo, c'è da capire ancora se sarà aperta agli ospiti perché è considerata gara a rischio. È considerata gara a rischio, l'osservatorio sta valutando, oggi è arrivata la nota al Ministero dell'Interno, quindi nelle prossime ore capiremo, sarebbe un boccone amaro. Non per il Biancavilla, chiaramente la gente non lo capisce, ma il fatto di Catania dover attraversare sì, la città, tant'è vero che anche la partita Messina-Palermo è stata vietata la trasferta ai tifosi del Catania, che dovevano andare in a Reggio sì. Calabria per evitare che si potessero incontrare. Questi aspetti, Giuseppe Vassallo, anche le partite, il traffico dei tifosi incide in questo modo. Che cos'è? Purtroppo è questo il calcio o dovremmo un po' cambiare? Ahimè, io sono contrario alla chiusura della possibilità di una tifoseria andare a vedere una partita, perché non si può negare il diritto a una tifoseria ospite di andare a guardare. Per fortuna il Palermo ha Eleven Sports, no? Almeno mi può vedere. Ho fatto pubblicità, hai visto? Il calcio va vissuto allo stadio, le televisioni sono importantissime, è normale. Perché sono linfa di questo calcio, però è pur vero che la partita vissuta allo stadio è tutt'altra cosa. E quindi mi auguro sempre che è un altro sport, io dico un altro sport. Il calcio, che le trasferte sono una cosa. Sempre aperte. In queste prime trasferte la tifoseria del Palermo è stata un altro fattore fondamentale, ha trascinato la squadra a queste vittorie anche in trasferta. Cosa deve temere il Palermo di questa trasferta a Biancavilla? Era il momento di forma del Biancavilla. Ha fatto una vittoria e due pareggi in casa. Sì, è vero che in casa insomma non è a punteggio pieno, stenta, sicuramente non è il Palermo che le ha vinte tutte, però parla la classifica per i catanesi, definiamoli così, catanesi sono. Parla la classifica, sono quarti, sono in un ottimo momento di forma e giocano a calcio. Non è scontato in questa categoria che sappiano. Anche se poi devo dire, io sono impostare... rimasto sorpreso positivamente, perché devo dire che sì, è vero. Squadre ben messe in campo, squadre che hanno le idee chiare, anche la Cittanovese che ieri ha perso con un punteggio netto, però aveva due attaccanti veloci in avanti. Pensavamo di annoiarci un po'. Sì, però è una partita viva, non si arrendono come giusto che sia le difficoltà. A proposito, mister Franceschini secondo me ha detto una bugia poi alla fine, perché ha detto non mi aspettavo che il Palermo fosse così forte, io credo che invece se lo aspettasse come, tant'è che sulla carta abbiamo raccontato, penso anche tu Marco, un 3-5-2, in realtà poi di fatto era un 5-3-2 e non abbiamo visto prima... Ma il 3-5-2 è sempre così. Sì, diciamo che più o meno sì, diciamo che prima del 3-0 il Biancavilla, la Cittanovese è stata con 9 giocatori sempre dietro al centrocampo, quindi come se non si aspettava un Palermo così forte.
è vero che la città novese ci ha provato quantomeno, ecco. Ha provato, io l'unica, davvero l'unica partita in cui non ho scusa, visto... si chiamava Giorgio o Giorgio? Giorgio. Ecco, sì. Sì, sì, Giorgio senza accento nella scrittura, ma era un nome Silenzi che ci ricordava. Un vabbè, Silenzi. Nelle distinte avrei visto spesso c'è qualche refuso, però insomma. Nelle distinte abbiamo qualche, ogni tanto qualche problema, però insomma la categoria è questa. Come ti prepari per raccontare i giocatori, raccontare le loro storie? Che sicuramente tutti siamo abituati alla Serie A, alla Serie B, e conosciamo, ed è facile reperire notizie per. Non è semplicissimo, non è semplice perché devi recuperare le immagini, ma sicuramente vai intanto a, almeno io, a verificare le formazioni che, con cui sono scese in campo in tutte le partite, dall'ultima alla prima. Quindi intanto capire lo schieramento tattico, poi le immagini ti aiutano a capire i giocatori, il ruolo, la predisposizione tattica. Il problema è che in questa categoria, a parte il Palermo, tutte le altre hanno una numerazione dall'1 all'11. Sì. Quindi non avendo una maglia come fissa... Come il Palermo invece non ce l'ha? No, perché è assolutamente è libero, il Palermo ha chiesto... Come il Palermo Calcio Popolare fa da 1 a 11, secondo tradizione. Quindi questo ti rende ancora più difficile il memorizzare, certo, un giocatore, perché potresti andare al numero di maglia, però in realtà devo dire che con molte immagini riesci a capire un po' come si predispongono, e poi studi tanto. Il Eleven Sports ha preso anche i diritti per l'estero del Palermo, sì, quindi Marco Capone va in tutto il mondo. Ieri un mio amico era a New York con il vicepresidente Tony Di Piazza, mi ha mandato la foto dalla... Anche io ero a Bruxelles qualche giorno fa, della domenica, ho visto la vostra, visto la partita delle Palermo. Ci sono domande, la domanda proprio e poi passiamo Marco al secondo Capone. Segmento di... Buonasera, volevo fare i complimenti a Marco Capone per le sue ottime telecronache. Volevo chiedergli se può intervenire con Eleven Sport, perché spesso l'audio non arriva molto piano. E poi una curiosità, come mai non hai fatto tu la telecronaca da Messina? Ti seguono. Quali darei? No, vabbè, non c'è nessun segreto. Prima l'audio, allora, a questo punto. Per quanto riguarda l'audio, diciamo, è un problema di emissione. Okay. Anche il service locale non c'entra nulla, è una questione di emissione che comunque le prove vanno fatte regolarmente a mezz'ora circa dall'inizio della partita, quindi comunque l'audio viene assolutamente testato. Per quanto riguarda la telecronaca di Messina, la TV ha preferito appoggiarsi a un collega di Messina per questioni di chilometri. Io poi sono comunque andato a vedere la partita. Ma ieri mattina c'è anche il Palermo in sì, sì, sì. Mi sono andato a Locri anche con Manuel. Per il match contro la partita Rocella. Biancavilla la fai tu? Dovrei attendere la risposta domani, ma insomma il martedì si fanno le designazioni della televisione, ma insomma dovrei essere. Per la Serie D segue Eleven Sports solo il Palermo ed il Foggia, poi segue tutta la Serie C. Sì, sì, assolutamente. Perfetto, altre domande? Assolutamente veloci, sì, complimenti a Fiorugia che offre davvero un ottimo servizio. Va bene. Parlando di tutti, prendiamoceli. Volevo chiedere al Manuel Magnino se pensa che il Palermo farà una marcia trionfale oppure Savoia, Acireale e Licata renderanno la vita dura. No, io non credo che sarà una marcia trionfale, nel senso che non credo a un campionato finito a marzo ad aprile. Io penso che si lotterà fino a maggio. Speriamo con un paio di giornate, tre giornate di anticipo di conquistare la promozione, ma non dobbiamo stare coi piedi davvero per terra, perché è un campionato che sulla carta non sembra facciamo, semplicissimo. Non illudiamoci per le 6 vittorie, sono un bel viatico, conservano l'entusiasmo, anzi lo alimentano, però... È chiaro che il Palermo è sulla strada buona, sulla strada giusta, è perfetto così, se vincerle tutte mi sembra improbabile quantomeno, quindi stiamo coi piedi per terra. Altra domanda? Una domanda a me. Mi hanno apprezzato molto volevo... da TRM. Ti stai preparando per il derby dell'anno prossimo con il Catania? Allora, signori, è un passaggio purtroppo che dovremmo fare, perché sicuramente quest'anno verrà promosso il Palermo. Però mi sto preparando molto. Sì, assolutamente. Vuole facevi scongiurare. Allora, il Palermo viene promosso, il Catania non viene promosso. Cioè, il progetto è perfetto. E quindi niente, non mi sto preparando perché la trovo una partita così di allenamento, quindi sicuramente... Vabbè, poi avremo modo di parlare della Serie C. Palermo andrà benissimo. La Serie C secondo me è il campionato più difficile che ci sia nel calcio italiano. Una, tanto per fare... proiettarci un po' in maniera goliardica quasi, come fate voi sulle tribune e sugli spalti. Una sola viene promossa, poi tra 27 squadre un'altra viene promossa, cioè una cosa infernale.
diciamo, la Ternana, il Bari viene promosso, rimangono il Catanzaro, la Reginele, Catania, l'Avellino, cioè è un campionato. Il Lecce ha impiegato 6 anni per andare via dalla Serie C e poi in un anno è andato in Serie A. È più facile essere promosso alla Serie B e alla Serie A che uscire fuori alla Serie C, Catania Docet, nonostante gli sforzi che sta e facendo. C'è qualche altra domanda? Sì, complimenti al Palermo Calcio Popolare, di cui avevo sentito parlare senza però capire bene grande e bel progetto che c'è alla base. Come si può aiutare la società o come si può diventare soci? Soci, l'abbiamo detto, aiutare diventando soci? Sì, diventando soci, diventando soci è già un grande aiuto per noi. Basta contattarci tramite la pagina Facebook Palermo Calcio Popolare. Abbiamo anche un sito palermocalciopopolare.it, all'interno molto troverete aggiornato i nostri contatti e siamo a vostra disposizione. Chiunque si interessa al nostro progetto, indipendentemente dalla donazione, per noi già è una grande vittoria. Quindi vi invitiamo a sostenerci. Sono un po' preoccupato perché non vedo il ritorno video, vediamo se Carlo mi se è tutto a posto. Però tra poco parleremo poi nella seconda parte della trasmissione anche della scuola calcio, del calcio giovanile, perché chiaramente c'è molto del vostro progetto rivolto ai ragazzini del calcio nelle scuole giovanili. Che quartieri, dove avete fatto quest'anno il settore giovanile? Saranno ragazzi dello Zen, del CEP, di Ballarò e c'è anche un ragazzo del Borgo Vecchio. Quindi nessuno viene trascurato, tutti i quartieri chiaramente hanno pari dignità, poi speriamo che venga fuori anche un bel giocatore, ma l'importante è l'aspetto della socializzazione, dell'aggregazione, del rispetto dei valori dello sport. Noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, poi allora parleremo della nazionale femminile, del Telmer di pallanuoto Serie 1 maschile. Ricordiamo, due squadre palermitane in Serie 1, la Sicily Baikar in Serie 1 di basket femminile, Telimar, e poi parleremo di calcio giovanile e tennis. Anzi, il calcio giovanile lo facciamo subito, il punto sul calcio giovanile appena iniziati i campionati con Giovanni Mazzola, super ovviamente esperto, che farà un po' il punto sulle squadre che ci sono vicine, quelle del gruppo Calcio Sicilia, quindi buon passore Calcio Sicilia, tra l'altro squadre leader negli ultimi anni del calcio giovanile nazionale. Giovanni Mazzola, il suo servizio, pubblicità, poi torneremo nuovamente in diretta. Da dove? Ovviamente da qui, da Wister Chef, con i nostri ospiti. Tra poco con Marco Capone, Giuseppe Vassallo, Manuel Mannino e soprattutto Marzia Cannata. Tra poco. L'Amplain è servito. 6 vittorie in altrettante partite per la polisportiva Calcio Sicilia, che ha chiuso un fine settimana perfetto con le sue formazioni regionali nei campionati Under 15 e Under 17. L'esordio casalingo è coinciso con il successo per le due squadre del Buon Pastore. I giovanissimi regionali del tecnico Filippo Balsano, new entry della società in questa stagione, ha battuto per 2-0 il Castelvetrano Selinunte. Tarantino ha aperto le marcature con una splendida rovesciata prima dell'intervallo, poi ci ha pensato Gambino a chiudere i conti. Vittorie anche per gli allievi di Benny Catanzaro, quest'anno in corsa sotto età, che hanno siglato 3 gol contro la Fortitudo Bagheria. Mattatore dell'incontro è stato Ferruzzo, autore di una doppietta. Per il Calcio Sicilia invece arrivano 2 vittorie esterne. Ha sofferto l'Under 17 di mister Toto Tedesco sul campo dell'Ostico Villabate, che, dopo aver sbagliato un calcio di rigore, è stato piegato nella ripresa dal gol di D'Amato. Di contro, netta affermazione per l'Under 15 di mister Paolo Scalia, che al San Salvatore di Partinico ha battuto per 8-0 il Partinico Audace, trascinato dalle doppiette di Azzimati e Lorè. Hanno vinto fuori casa anche gli allievi del calcetto. La squadra di Fabio Vitale ha vinto per 3-1 in casa del Borgo Nuovo. Al campo Santa Cristina hanno deciso i gol di Pedalino, Mazza e Bondini. Nell'unico match in programma domenica mattina, invece, l'Under 15, sempre guidata da Fabio Vitale, interamente composta da classe 2006, ha trovato la prima vittoria in stagione, mettendo a segno 9 gol contro il Bagheria Città delle Ville. Doppiette per Antoci e La Rosa, poi le reti di Mangiacavallo, Taormina, Lopez e Balsano a suggellare un weekend perfetto. Thank you.
Cambio di formazione, adesso in piedi, Marzia Cannata, sì, deve mi scusare, sento meglio. Le signore sempre vabbè, per sedute, stasera in piedi, la galanteria da parte. Per, abbiamo cambiato un po' formazione, non cambia la formazione i nostri ospiti, con Manuel Manino, Marco Capone, Giuseppe Vassallo, spazio alla pallanuoto Serie 1 maschile, seguita come l'anno scorso da Firouge TV, però ci diceva Marco che adesso tu intera piattaforma di Eleven trasmette tutte le partite del campionato di Serie 1 maschile e anche femminile? E anche femminile, tra l'altro la Sicilia è leader con l'Orizzonte e Catania. Buon esordio dal punto di vista della prestazione per il Telimar, ha perso 19 di misura, pensate, dopo pochi minuti era sotto di 4 gol, poi addirittura ad inseguire per 6-1, grande reazione d'orgoglio trascinata da un pubblico numerosissimo come avviene al Barbera, anche alla piscina olimpica, ha perso 10-9 contro la squadra che l'anno scorso si era piazzata al terzo posto in classifica, quindi contro una buona squadra, Busto Arsizio. Sentiamo l'intervista e il commento di Massimiliano Migliaccio che ha segnato 4 gol, autore di un poker di gol che ha portato quasi alla rimonta. L'intervista è di Alessia Anselmo, addetto stampa del Telimar. Valenti dalla regia manda l'intervista. Noi abbiamo pagato un po' forse l'emozione dell'impatto in Serie A, infatti il primo tempo è finito 0-3. Poi piano piano abbiamo cominciato a giocare, l'abbiamo messo sui nostri ritmi, loro sono forti, però comunque sono contati perché comunque rispetto all'anno scorso hanno perso molti uomini e quindi noi con i vari cambi che rispetto a loro possiamo fare un pochino di più, l'abbiamo messa sul nuoto, l'abbiamo messa sul fisico e siamo riusciti un po' a recuperare lo 0-3 iniziale per purtroppo finirla 10-9. Però insomma ci avete provato fino alla fine, era il debutto, poteva succedere veramente qualsiasi cosa con una piscina tra l'altro così piena come veramente quella delle grandi occasioni qui a Palermo. Cosa vi aspettate dal campionato ora? Che cominciate a capire anche quali sono le vostre possibilità? Vabbè, diciamo che qua questa partita di oggi noi avremmo potuto fare i 3 punti, però non era sulla carta una partita che con i 3 punti da portare a casa, però abbiamo dimostrato che noi ci siamo, in casa per chiunque verrà devono uscire con la lingua da fuori, non tornano a casa, cioè tornano a casa stanchi se vogliono uscire da qua con i 3 punti, noi dobbiamo costruire la nostra salvezza qua davanti al nostro pubblico e tentare di fare qualche piccolo colpaccio fuori casa. Prossima partita fuori casa contro la Larinante Savona. Sì, è tra 2 settimane, quindi adesso abbiamo un'altra settimana di sosta dove possiamo un attimo un po' scaricare questo ultimo mese di campionato di preparazione molto intenso e poi ci aspettano una bella partita perché loro mettono le mani addosso, sono forti fisicamente e speriamo di riuscire a ben figurare come oggi. Abbiamo visto e sentito l'intervista di Alessio Anselmo a Massimiliano Migliaccio che ha segnato e realizzato 4 reti nello sfortunato esordio del Telimar, sfortunato esordio anche per la Sisi di Baikar dopo 29 anni, una squadra femminile di pallacanestro dai tempi del Verga, non giocava in Serie 1, l'esordio contro la Geas 70-57, anche meno 21 nel corso della partita, poi è arrivata a 2 minuti al termine a giocarsi il match contro una delle migliori squadre del campionato e per la formazione Santino Coppa domani ritorno in campo immediatamente al Palamangano, non si giocherà di sera, attenzione, per un problema di agibilità, di autorizzazioni. Anche se il comune sta andando incontro alle esigenze della Sisili Baikar, si giocherà alle 17 contro un'altra grande del campionato, la Reyer Venezia, dove gioca, lo sai chi? No. Chicca Macchi, definita la Totti del basket femminile, a 40 anni ancora giocatrice che fa la differenza, il Green Basket è stato ripescato in serie B1, abbiamo Marco Capone che fa parte dell'ufficio stampa, il punto anche sul Green Basket, anche per il Green Basket esordio poco fortunato, la prima giornata a differenza per fortuna di quanto è avvenuto nel Palermo, purtroppo invece per le maggiori squadre, per le squadre di vertice delle altre discipline sportive non è andata bene, Green Basket ha perso anche sta l'esordio. Sì, un esordio amaro perché comunque il Green ha giocato molto bene per 3/4 su 4, è un roster tutto nuovo, completamente nuovo per coach Bassi, la prima partita in casa al Palamangano sarà il 16 di ottobre, un derby, un turno infrasettimanale contro Capodorlando, quindi comunque si spera la seconda insomma, squadra di Capodorlando, Costa d'Orlando esatto. E quindi si spera insomma di
trovare il successo di fronte al pubblico. La Marzia però voleva sapere, c'è sempre il nostro amico Peppe? Assolutamente, il capitano è un punto fermo del unico del palermitano, rimasto certo. Unico palermitano di Monreale. Sì, sì, assolutamente. Rimasta famosa la fotografia fatta con Marzia sì. Cannata sopra lo ho sgabello, era alta quanto molto bassa quanto no, ma è simpatico, tra l'altro. Sì, si presta a questi fuori. Si è anche laureato in scienze sì, motorie, sì, sì, lo seguiamo. Seguiamolo così come salutiamo il presidente Mantia, speriamo di averlo presto ospite, lui viene sempre molto volentieri e noi lo ospitiamo sempre molto volentieri. Chiudiamo questa rassegna dello sport con la giornata storica del tennis siciliano. Per la prima volta due tennisti siciliani sono tra i primi 100 della classifica ATP grazie alla vittoria del Challenger di Barcellona. Salvo Caruso di Avola, numero 98 al mondo, così affianca, accompagna Marco Cecchinato, e sta vivendo una stagione in chiaroscuro, iniziata con la vittoria all'ATP 250 di Buenos Aires e poi qualche difficoltà, ma è pur sempre tra i primi 70 giocatori al mondo. Si era qualificato per il Master 1000 di Shanghai, ha perso al primo turno. Giornata, diciamo, settimana storica per il tennis siciliano. Lo è stata perché sono tornati anche gli internazionali tennis femminili del country con la vittoria della Tichman contro la Bertens, all'epoca numero 4 al mondo. E già in casa country si pensa chiaramente alla prossima edizione, alla 31esima edizione. Mercoledì ci sarà un importante incontro a Milano con chi ha finanziato il torneo, perché lo ricordiamo, non ha avuto alcun finanziamento pubblico. Tra l'altro un torneo che ha chiuso in pareggio il bilancio, quindi meglio di così non poteva esserci. 120.000 euro di incasso al botteghino, e per una città come Palermo secondo me è una cifra stratosferica, considerato che si paga solo per il calcio, non c'è l'abitudine a pagare per le altre discipline sportive. Io ho voluto tirare fuori una clip dell'ultima puntata che veniva autoprodotta dall'ufficio stampa di cui faceva parte anche Marco Capone, che era speaker ufficiale del torneo. Qual è stata la percezione della stampa nazionale, cioè nel numero uno degli giornalisti del tennis, Ubaldo Scanagatta, inviato a Palermo? Sentite cosa ha detto al microfono di Marco Capone nell'ultima puntata dei tre appuntamenti quotidiani che venivano prodotti dall'ufficio stampa degli internazionali. Ubaldo Scanagatta. Qua io mi sono onestamente meravigliato e stupito di tutto quello che c'era dietro le quinte del torneo, dalle cene stellate, dalle presentazioni dei libri, dalla riunione di personaggi di vario tipo, della finanza piuttosto che del social, eccetera. Io devo fare i complimenti chiaramente a chi ha pensato tutte queste cose già dal settembre scorso. Vedere questa unione di intenti, questa simbiosi, questa partecipazione di tutti quelli che in qualche modo sono stati coinvolti nell'organizzazione del torneo, a me ha fatto un piacere immenso. Qua abbiamo avuto 7 italiane alla fine in tabellone, e la Paolini che è arrivata nei quarti, e questo fa bene a tutto il movimento, se ne è parlato in tutta Italia, anche all'estero, con le televisioni, senza. Ecco, mi spiace essermi prolungato troppo, ho annoiato tutti quanti, tutti saranno già addormentati, però io lo volevo dire perché ho convissuto e vissuto insieme questo entusiasmo e sono lieto di essere stato qua. E grazie a Ubaldo Scanagatta per le sue parole. Marco, devo dire, è stato molto affettuoso. Un ufficio stampa un po' si temeva la presenza di Scanagatta, perché è uno molto critico, come giustamente deve essere un giornalista, lui che va a tutti i grandi slam, i Master 1000, entra spesso in polemica con Federer quando lui prende la parola in sala stampa. Federer è spesso è facile. Ubaldo, no, invece come è stato a Palermo? Un grande signore, sì, assolutamente. Cioè, quello che ha detto, pensate, consigli. Non l'abbiamo nemmeno dovuto pagare, è andato. No, veramente tanti consigli, è stato con noi, ci ha accompagnato con noi, dico perché ho avuto anche il piacere di essere lì a curare l'ufficio stampa, un gran bel torneo, Manuel, 800.000 euro, un bilancio, un torneo a Palermo che ritorna in Italia dopo 6 anni, forse un po' di follia ci voleva per fare un'operazione del genere. Sì, un po' di follia, ma devo dire che al di là, insomma, al netto del calcio che è tornato in categorie che non competono in questa città, però è un momento per lo sport palermitano, secondo me,
davvero bello, florido. Abbiamo parlato del Telimar in A1, a Palermo, Sicily Baikar Palermo Basket in A1, il tennis con i ragazzi under 16 del circolo, campioni d'Italia, i maschi, con le ragazze comunque seconde al super tie break. Quindi è davvero un momento, un progresso, si vede un progresso culturale, sportivo davvero davvero importante. E direi anche il calcio giovanile, mi piace ricordare assolutamente il secondo posto dell'Under 17 del calcio Sicilia, che è arrivata seconda in Italia, gran bel risultato. Parlavamo di tennis, chi è stata la giocatrice che ti sembrava più simpatica? Ma quella che ha vinto di fatto, non ricorderai. No, ma a parte gli scherzi, era normale, cioè, perché la Tecman comunque anche prima insomma delle partite veniva a scherzare, insomma si prestava ai selfie, alle fotografie di Carlo Valenti, possiamo dire che insomma amava immortalare giustamente le giocatrici, perché abbiamo visto giocatrici forti, tra le più importanti al mondo. Quindi abbiamo visto questo, anche una Sara Errani in grande difficoltà, che in conferenza stampa non riusciva a parlare, piangeva dirotto per una forma che non riesce più a trovare. Tanti aspetti di colore, anche lo sai, raccattapalle che erano felicissimi di partecipare. Me le servi così in un piatto d'argento, Nino. Che è successo? Ma tu così veramente, ma tu lo sai il ruolo importante che hanno i raccattapalle durante una partita, un match? Sì? Io voglio fartelo vedere. Vediamo. Regia, se è pronto, io vorrei far vedere questa cosa a Nino e ai nostri ospiti. Ancora non è pronto. Ancora non c'è. Però mi sarebbe, devi sapere che i racchettapalle sono molto importanti, soprattutto quando sono molto distratti. Sì? E durante i match sbattono direttamente al muro anziché prendere la palla. Addirittura. Allora poi ci farà vedere poi. Spero Carlo potrà essere. Non è avvenuto al country. Non è avvenuto al country. Tutto ha funzionato a meraviglia. Tra l'altro anche l'aspetto del racchettapalle, che dopo 6 anni si sono dovuti formare una nuova generazione di racchettapalle, anche i giudici di linea. Quindi ripartire da capo non è mai facile. Ci fermiamo per la pubblicità, poi davvero abbiamo gli ultimi 20 minuti per parlare del progetto giovane del calcio popolare e per parlare delle prospettive del Palermo. Mi piace parlare adesso, puntare anche sull'impiantistica, perché ci sono idee nuove, diverse rispetto al passato, che sembravano idee piuttosto fondate sul nulla, soltanto fantasia. Ricordiamo che quando Zamparini, che ha fatto buone cose in una prima parte sul campo, ma dal punto di vista dell'impiantistica devo dire solo fumo, basta dire parentesi, che parlava sempre di un nuovo stadio, ma esatto, non ha mai presentato al comune di Palermo una richiesta di un'area o un progetto di fattibilità. Altra storia, di questo non vogliamo più parlarne, di questi aspetti del Palermo di una volta. Vogliamo parlare degli obiettivi, dei progetti del Palermo di adesso. Lo faremo dopo la pubblicità. A tra poco. Selfiebox è uno straordinario strumento di intrattenimento per gli eventi. Con Selfiebox il pubblico si diverte e fa social sharing grazie ad un'avanzata tecnologia che permette di effettuare scatti illimitati, stampa immediata in alta definizione e condivisione automatica su Facebook ed Instagram. Selfiebox può supportare le tue strategie di marketing perché è interamente personalizzabile con la grafica dell'evento o del tuo brand, perché le foto stampate diventano un gadget brandizzato da regalare ai tuoi invitati, perché attraverso la condivisione delle foto sulla tua fanpage aziendale permette al tuo brand di guadagnare like, follower e conversioni, oltre a migliorare del 60% il coinvolgimento con il tuo pubblico. Inoltre include il Data Collect, funzione che consente di creare mailing list su cui fare azioni di mail marketing. Con oltre 4.000 grandi eventi, trade show ed eventi in store, insieme a tantissime case history aziendali vincenti, Selfiebox è il photobooth numero 1 in Italia. Coinvolgi i tuoi invitati, migliora la tua presenza online, allarga la tua audience e aumenta la tua visibilità. Noleggia ora Selfiebox per il tuo evento su selfiebox.it.
È la prima puntata della sesta stagione di Fil Rouge Rosa Nero, possiamo dire uno dei programmi più longevi della televisione, sì. Sul web sicuramente sì, perché Carlo Lenti è stato tra i primi a credere nel web e infatti gli hanno dato ragione. 167esima puntata, nuova location, andremo in giro anche per la città andando incontro agli sportivi, non soltanto loro verranno qui, noi vogliamo andare anche a casa loro. Prima di fare il giro finale di domande, ci sono domande arrivate, iniziamo subito di parole dal... Una domanda ai vostri ospiti. Finora tutto sta andando benissimo, ma questa società ha le potenzialità per fare disputare anche in Serie C al Palermo un campionato da protagonista? Ah, io temevo in Serie A, temevo, devo dire che già è un tifoso step con i piedi, che va con i piedi di piombo. La risposta probabilmente è forse, ecco, diciamo che forse. Per la Serie C c'è un capitale stanziato che verrà versato poi. Allora, ricordiamo, 15 milioni. Un milione, chiaro, e mezzo il primo anno e poi... Qualcosa, sì, sì, più o meno un milione e mezzo per il primo anno. Il budget per il primo anno di Serie C, eventuale, ce lo auguriamo, sarebbe di 6 milioni. Così hanno detto in conferenza stampa di presentazione, il giorno della presentazione. Quindi immaginiamo di sì, è chiaro poi che lo vedremo nei fatti. E comunque ancora siamo in Serie D, quindi... Ripeto, stiamo sempre con i piedi per terra, ragazzi. Parliamo siamo di presente. Per parlare del futuro, sì. Ci sarà giugno, ci sarà luglio, ci sarà agosto. Però a proposito di società, devo dire un po' la notizia di oggi. Il tranquillo lunedì da record delle 6 vittorie è stato scosso da uno a cui piace fare notizia, andare anche un po' sopra le righe. Peppe Accardi, che è ospite della conference 403 organizzata da Alessio Alaim, tutto mercato web, tanti ospiti. Tra cui l'ex direttore sportivo Lupo, e Peppe Accardi ha detto sì, sono contento del Palermo, Serie D, insomma, però Mirri non è che è un tifoso, è un imprenditore. Punti di vista assolutamente condivisibili. Ha tirato fuori la storia anche quando Mirri, uno dei pochi che tirò fuori i soldi per pagare gli stipendi, ebbe un'opzione per poter rilevare il Palermo. Secondo Accardi era un modo per prendere il Palermo e poi rivenderlo a York. Insomma, si fa dietrologia, insomma, opinioni, sai, tutte le opinioni sono rispettabili. Sì, poi Beppe Accardi è sempre altisonante quando fa notizia, quando devo parlo, dire una fortuna per i cronisti, noi l'avremo fra un paio di puntate. Il problema è per gli altri ospiti, che non fa parlare nessuno, parla solo lui, e quindi devo dire che adesso è sempre attivo. Sì, è sempre attivo, vuole fare notizia. La domanda del nostro telespettatore: ci sono potenzialità per sognare in grande? Ma secondo me sì, comunque. Secondo me ci sono progettualità. Esatto. Poi le potenzialità le valuteremo. Poco, che non è poco, venendo comunque da un periodo difficoltoso. Secondo me questa società ha stanziato un budget comunque cospicuo, sia per la Serie adeguato. Per, anche lo sarà, speriamo, per la Serie C, speriamo già dall'anno prossimo. Però, come ha detto Manuel, step by step, con calma. Intanto pensiamo a questo campionato di Serie D e poi, se sarà Serie C, ci penseremo. Che poi dico, se vogliamo parlare sempre in chiave futuristica, però serve il budget, servono le potenzialità, ma serve la competenza. Senza dubbio. Sicuramente la gestione di Mirri ha creato dignità a una città che era stata usurpata dalla passione. Bravo. Se sentite le voci fuori campo, sono altri amici del calcio popolare, sì. Palermo Calcio Popolare, sono venuti a trovarci insieme a Giuseppe, che dicevano bravo, ma è la verità, cioè, la gente che non andava da anni allo stadio, pur in Serie D, è tornata, davvero, 10.000 abbonati, record per la Serie D, 15.000 spettatori nella giornata di minore incasso, sono numeri che molti si sognano in Serie B e qualcuno anche in Serie A. A Palermo eravamo 4.000 nel primo anno di Coppa UEFA allo stadio, quindi nel punto massimo della stagione della storia del Palermo, quindi in confronto ai 15-16.000 in Serie D credo che sia lampante davanti agli occhi di tutti. Credo che vogliamo cancellare al più presto la gestione scellerata degli ultimi anni, e sono praticamente sicuro, perché Mirri sta dimostrando di essere un presidente e non un padrone.
quindi già questo è, credo che sia la sua forza. La scelta delle maglie, la scelta... Questa vicinanza alla gente, questa vicinanza alla gente, sì, poi, esattamente. Sarà retorico, ma la squadra di calcio, il Palermo, è della gente, i presidenti, Zamparini vengono, in testa, passano, poi... La squadra nel 1900, il Palermo si chiamava Palermo, ha adottato poi i colori rosa-nero, il nome è rimasto quello, negli anni chi verrà dopo adotterà sempre l'Aquila come simbolo, avrà i colori rosa-nero. Il Palermo appartiene alla città, non appartiene a nessun presidente. Mirri l'ha detto diverse volte, quindi io credo che sia questo il fattore da sottolineare. E inoltre spero che riporti quell'appartenenza che in città manca. È triste vedere il lunedì mattina sentire parlare di Inter-Juventus anziché sentire parlare di Palermo città novese. È una cosa secondo me che a Palermo non dovrebbe succedere. In realtà succede nei quartieri ormai, popolari. Quando ormai se tu vedi sempre film in lingua straniera, poi impari meglio a parlare la lingua straniera. Se vedi sempre, è chiaro, ti propinano, ma è anche giusto, la legge del mercato è questa, Inter, Juventus, Milan, ci sono generazioni che poi crescono tifando per le squadre che vedono maggiormente, per le squadre che soprattutto vincono. Uno dei progetti del Palermo, parlando con Mirri mentre è in ritiro, per altre cose, era un po' di imitare anche l'Atalanta. L'Atalanta cosa fa? Lavora sul tifoso, che non è solo un tifoso, un appassionato, ma anche un utente, è anche un cliente. Ogni bimbo che nasce a Bergamo cosa regalano, Manuel? Si invia il completino, nell'azzurro dell'Atalanta. Bellissima iniziativa. Non è solo questo, ci sarebbero tante cose. È chiaro che poi, come dicevi bene, è legato spesso anche ai risultati, quella che è l'appartenenza. L'appartenenza non è qualcosa che fiorisce da sola. Va seminata, poi va coltivata, va cresciuta. Se il tifoso è qualcosa di diverso, il tifoso lo è a prescindere dai risultati. Purtroppo però tutti i progetti sportivi vengono determinati dai risultati, perché puoi fare un progetto meraviglioso, poi non ottieni risultati sul campo e quindi tutto naufraga. Sai, io faccio sempre questo esempio perché nelle nostre dirette ce lo chiedono sempre, ecco. C'è sempre questa qual è la domanda più ricorrente che vi fanno? Quasi sempre si parla, ora che c'è il campionato, di Pergolizzi, si è fatto bene, ha fatto male, la sostituzione. Però perché Pergolizzi, insomma, poverino, non so, finisci questa oggetta e poi vi racconto una cosa che io racconto sempre che, non avendo genitori palermitani, a me di fare Palermo, guarda, nessuno mi ci avrebbe portato allo stadio. Certo. Mi sono avvicinato al Palermo quando nel 2002-2003 il Palermo incominciò a vincere in Serie C, poi in Serie B, poi in Serie A, e quindi c'era Luca Toni, c'era Corini, c'era Santana. Accendevi la TV, come dicevi bene, e c'era anche il Palermo, certo. Quindi ti innamoravi, a prescindere poi da tante altre cose, di quei giocatori che vedevi. Ma questo lo portano anche i risultati. Non si può pretendere, secondo me, che si nasca tifosi del Palermo. Si deve accompagnare l'umore, un processo. L'umore però dei tifosi dipende dai risultati. Qualche settimana fa ero ospite di una trasmissione TGS, Studio Stadio. Il Palermo giocava la penultima in casa, la giocata contro... Marina Ragusa, 1-0, gol, poi pareggio. Fine primo tempo, i commenti che sono arrivati: è tutti Pergolizzi, doveva essere esonerato, e la squadra non era forte. Ha vinto 3-1 il Palermo, tutti Pergolizzi. Quindi è chiaro che il tifoso si alimenta anche e soprattutto dei risultati. Una domanda a Mannino: Sforzini è solo una riserva di lusso? Può insidiare il posto a Ricciardo? No, non è solo una riserva di lusso, è chiaro anche che... Perché la carriera dice che... diciamo, ha fatto una caterva di gol, ecco. Non è una riserva di lusso, è chiaro, e deve entrare in condizione, perché è stato un mese ad allenarsi da solo, praticamente. Per la stazza che ha bisogno di più tempo degli altri ragazzi. Non può, di fatto, essere una riserva di lusso. Certo è che se Ricciardo continua a fare gol con questa continuità, è un intoccabile, anche se il 4-3-3 di Pergolizzi, quello che abbiamo visto nelle prime 4-5 giornate, potrebbe lasciare spazio alle due punte piano piano. Personalmente non so, Marco, come 4-3-1-2? 4-3-1-2, 4-3-2-1, ma insomma... Però lì c'è Felici che deve giocare, perché... Deve giocare, ma sa giocare anche da trequartista, spesso è una soluzione che in mezzo alla partita abbiamo visto. Mi ha convinto molto Ambro, devo dire, da trequartista mi è sembrato un po' spaesato, partiva da sinistra, poi magari si accentrava. Sì, comunque concordo con Manuel, ci sta sicuramente pensando, Pergolizzi a questo attacco fortissimo fisicamente. Ragazzi, secondo me in Serie D
due con questa forza fisica non ci sono da nessuna parte. Però è vero, come dici tu, che bisogna stare attenti chiaramente alla regola degli under, non si scappa, quindi secondo me lui ci sta lavorando, sta cercando di capire la fattibilità di questo progetto e non è escluso che si possano vedere assieme. Trequartista sì, trequartista no, il dilemma. Ma è chiaro, esatto. Il bello del calcio è questo, perché fino all'ultimo non si sapeva la formazione. Comunque volevo dirti che io ai piccoli della mia famiglia le tutine del Palermo già le ho regalate tutte. Così già la via è dritta, limpida, non bianco-nero, rosa-nero. Andiamo avanti. Buonasera, volevo fare una domanda a Capone. Qual è stata la più bella partita del Palermo che hai mai commentato finora? Ma io... quattro partite. Prima di questa avevo fatto un Palermo-Larissa nel ritiro del 2009, credo. E per chi l'hai ritiro? No, per Stadio News. Tra l'altro con la tua direzione, naturalmente. E poi, diciamo, avevo commentato altre partite, ma non del Palermo. Avevo fatto qualche amichevole in sintesi a Milano, però erano amichevoli del ritiro precampionato. E quindi il resto ovviamente legato fortemente all'esordio, alla partita contro il San Tommaso, perché insomma era la prima, ho raccontato anche da altri colleghi che poi penso sia stata anche l'emozione di Manuel, cioè personalmente arrivare allo stadio, vedere i tifosi che scendevano dalla macchina, insomma poi ritrovarti lì nel box a commentare il Palermo, comunque quando lo vedevi da piccolino è bello, è un privilegio. Per te c'è stata l'emozione dell'esordio pure, Manuel? Sì, assolutamente, l'ansia proprio, anche perché ora sono col maestro, io lo chiamo io Massimo Pisciotta, ma l'anno scorso c'era Giuseppe D'Agostino che insomma lascia un testimone importante. Che la partita è lo speaker bella, ufficiale. Che adesso è lo speaker. La partita più bella ieri è stato molto divertente esultare per quattro volte, devo dire. Però il gol di Figarrotta a Messina, per quanto la partita sia stata piuttosto noiosa, il gol di Figarrotta non ce lo aspettavamo, è stato il peggiore in campo, quindi è stata un'emozione particolare. Doveva essere sostituito. Doveva essere male. Sostituito, sì, sì, sì. Scuola calcio del Palermo Calcio Popolare, in che cosa consiste, come possono arrivare i ragazzi, dove vi allenate? Dicevo, hai ben 40 secondi per dire tutto. Allora, la scuola calcio popolare si terrà a partire da domani al Parco della Salute Livia Morello. Siamo sulla notizia. Sì. In realtà abbiamo praticamente chiuso le iscrizioni perché abbiamo avuto... Il Parco della Salute, ho capito bene? Sì, allora, scuola calcio è aperta agli iscritti tra il 2008 e il 2011 ed è gestita direttamente dal Palermo Calcio Popolare insieme a Divisano Sport, che è la Ollus che opera là, ma sì. Inoltre quest'anno su Divisano Sport, che è di Daniele Giliberto, esattamente sì. Sì, sì, sì. Ma infatti Daniele con Divisano Sport quest'anno ha voluto prendere ispirazione dalla nostra modalità di fare scuola calcio, è sempre a partire da mercoledì ha aperto una specie di cantera del Palermo Calcio Popolare per i nati tra il 2012 e il 2013 e sarà interamente gestita da Divisano Sport. Cosa deve fare una famiglia che magari non può permettersi le tradizionali scuole calcio per venire da voi, per essere accolti da voi? Allora, intanto può telefonarci e mettersi in lista d'attesa. Perché ormai avete completato sì, tutto. Abbiamo praticamente chiuso perché ha avuto un boom di iscrizioni. Da noi si paga... Cioè quanti bambini avete? Noi ne abbiamo 40, quindi sono due gruppi da 20. Però per i 2012-2013 ancora ci sono posti disponibili, anche per qualche 2011, quindi per chi fosse interessato può contattarci direttamente alla nostra pagina oppure a quella di Divisano Sport. Ha un costo di 10 euro al mese, ma in realtà chi ha un ISEE sotto i 6.000 euro è totalmente gratuita. Inoltre il Notoscopio Art metterà a disposizione gratuitamente della fornitura sportiva per questi bambini, quindi neanche pagheranno né quota di iscrizione né kit d'abbigliamento. Quindi devo dire, un progetto veramente straordinario, ce ne vorrebbero anche tanti altri, perché lo sport, diciamo, non è soltanto agonismo, ma a livello giovanile è soprattutto aggregazione, rispetto delle regole, vivere in maniera sana, e devo dire che ho apprezzato molto quello che ha detto il presidente della Fortitudo Bagheria, che abbiamo avuto anche ospite nelle scorse stagioni. Pensate, non so se l'avete letto, che il papà di un bimbo ha dato un pugno in faccia all'allenatore, non so per quale motivo, non lo voglio nemmeno sapere, perché non esistono motivi esatto. Assolutamente, purtroppo nel mondo dello sport giovanile, del calcio giovanile in particolare, i genitori sono spesso deleteri dal punto di vista educativo e formativo.
abbiamo qualche altra domanda? Sì, una domanda. Allora, velocissimi, guarda, davvero abbiamo gli ultimi. Di cui ho molto apprezzato le dirette che ha fatto insieme a Kiefer in giro per la città. Come lo chiamano, Kinzari? Sì, c'è un spieghiamo, c'è un collega del TG1, Roberto Kinzari, lui si chiama Roberto Kiefer, insomma è nato questo scherzo. Ma la cosa bella è loro andavano in giro, perché così chi vedeva dall'estero, dal Duomo di Monreale, dove siete andati? Sì, un po' ovunque a Palermo. Formula vincente, bravissimi, bravissimi. Il Palermo ha finora affrontato le squadre del fondo classifica. Siamo sicuri che anche contro Licata e Savoia vincerà facilmente? No, nessuno l'ha detto. Va bene anche che vince anche difficilmente. Anche difficilmente. Se avessi la sfera in cristallo, insomma. No, non siamo sicuri, ce lo auguriamo. È sulla strada giusta. Possiamo essere ottimisti, ma sicuri, insomma. Come si fa? Qual è la domanda più ricorrente, non so se me l'avevi detto, che vi fanno nelle vostre dirette? Per ora, per esempio, proprio adesso c'è il caso Rizzo Pinna, chiamiamolo così. E anche per Gorizzi in conferenza stampa è stato. C'è chi dice che sia stato piuttosto duro con ragazzi. Delicato. Delicatissimo. Ma spesso gli allenatori che hanno necessità di tenere in pugno il gruppo devono anche con qualcuno far passare la voce grossa per fare capire quali sono le regole del gruppo, quali sono. Allora, io l'ho presa un po' come la strigliata di un papà, una mamma, quando va al ricevimento e scopre che il ragazzo ha preso sempre 3 e ha portato a casa sempre pagelle falsificate. Ci richiamano dalla camera, sì. La verità non però è camera, che forse farle in conferenza stampa queste dichiarazioni così dure, così forti, a un ragazzo che è 19enne, potrebbero anche essere una mazzata. Io mi auguro invece che l'effetto sia esattamente l'opposto, che sappia reagire, per anche perché il ritiro era stato tra i più brillanti, ha fatto vedere davvero dei buoni numeri. Lo ha voluto fortemente per Golizzi questo giocatore, quindi sarà deluso dall'atteggiamento settimanale in allenamento di Rizzo Pinna, è evidente. Però ci sono giocatori che magari li devi scuotere, ci sono altri che invece li devi coccolare, e l'allenatore deve essere bravo anche in questo, dal punto di vista psicologico, per capire la chiave giusta per dare le motivazioni, per far emergere il giovane, il giocatore. Progetto stadio e progetto centro sportivo. Manuel, sullo stadio Marco. C'è un bel progetto. Innanzitutto la rivoluzione è che non un nuovo stadio, ma ristrutturare la casa del Palermo. Sì, cioè sì, il Barbera. Non si vuole costruire un nuovo stadio, non si vuole demolire Renzo Barbera, si vuole ristrutturare, renderlo moderno, perché insomma non ci sono lavori dentro il Barbera ormai da 30 anni quasi. E ci sono tante belle idee, box sponsor, pannelli solari, insomma una ristrutturazione vera e propria per renderlo più bello, più nuovo, più moderno, è quello che ci vuole. Il Barbera secondo me non va toccato, nel senso che è in una posizione perfetta, è uno stadio bellissimo per il calcio, esclusivamente per il calcio, bellissima visibilità, insomma. Ci vuole una ristrutturazione. Più importante il centro sportivo in questo momento o lo stadio nuovo? No, penso il centro sportivo. Io ogni volta che entro al Barbera dico bellissimo, cioè onestamente è uno stadio fantastico, visibilità ottima. Giustamente c'è bisogno di qualche diciamo ritocchino. Tranne quando piove in curva. Quando piove, chi va in curva lo sa, chi a Palermo non è coperto. Guarda, a San Filippo non c'era copertura. Nemmeno in tribuna stampa. Questo è da sempre. Sul centro sportivo è chiaro ed evidente che secondo me Mirri ha un bel progetto, perché comunque non chi si chi vuole crescere deve avere i campi dove allenarsi. La buona notizia è che la nazionale femminile ieri si è allenata a Bocca di Falco, quindi speriamo che presto il Palermo possa entrare in possesso. Ottobre scade il canone annuale della USC. Il Palermo è chiaro che non verrà rinnovato, perché potremmo andare noi ad allenarci, quindi teoricamente da novembre, metà novembre, Palermo nuovo potrà tornare nel vecchio tenente onorato. Vecchio tenente onorato, che è sempre stato una casa accogliente, il manto erboso a quanto pare è rimasto in buone condizioni. Allora, in bocca al lupo per questa giornata storica, giovedì contro il Palermo. Sì, esatto. Come te l'aspetti questa giornata? Al Pasqualino, a che ora è? Alle 15? Alle 15 calzolini. Capo Pasqualino di Carini. Sì, per noi sarà un'emozione unica, credo, indescrivibile. Apriremo il famoso cassetto dei sogni che uno conserva. I ragazzi naturalmente per loro è una grande occasione, i nostri ragazzi non percepiscono alcun rimborso per giocare con noi, quindi questo per noi è un regalo anche per i nostri ragazzi, per mister Troia. È normale che la testa sarà alla prossima gara a Castellana, dove dobbiamo cercare di fare punti in quanto veniamo da 2 sconfitte consecutive.
E quindi sarà la terza giornata di campionato? Sì, sarà bisogna reagire. Esattamente, però sappiamo che davanti abbiamo il nostro amore, abbiamo la sacralità del Palermo, è giusto rispettarla. Per noi il Palermo è veramente cosa sacra. Ma dovete fare, deve essere un bel test, quindi dovete mettere alla prova. Perché poi ci sarà una partita importante a Biancavilla e il Palermo affronterà, Palermo capolista a punteggio pieno, affronterà una delle più belle realtà di questo avvio di stagione. Tutto per la prima puntata stagionale di Fil Rouge e Rosanero. L'applauso è per i nostri ospiti, Manuel Mannino. Grazie, grazie Nino, grazie Marzia, grazie a voi. Grazie a Giuseppe Vassallo, Palermo Calcio Popolare. Grazie ancora per noi vi chiameremo spesso, vogliamo che alimentate e aiutarvi per quanto possibile in questo progetto, anche perché portate tanta gente che applaude, quindi a noi ci fa piacere. Siete benvenuti. Piacere fare finta che c'è un pubblico enorme, ma questo fa capire che siamo in diretta. Questa nuova location ci piace stare tra la gente, non nell'ovattato studio che potevamo avere, chissà che è la formula di questa trasmissione. Grazie a Marco Capone di Levere Sports, vogliamo sentire il tuo urlo. L'hai preparato prima o viene spontaneo? Spontaneo, assolutamente spontaneo. Grazie soprattutto a Marzia Cannato, opinionista di punto ormai di tante trasmissioni regionali, e grazie a Carlo Valenti, Giuseppe Battaglia, Alessandro Damiano. L'appuntamento lunedì prossimo con Fil Rouge Rosanero. Buonanotte a tutti, grazie.